Marco Bussagli, buongiorno. Buongiorno a voi. Marco Bussagli è uno dei curatori della mostra di Escher al Palazzo Reale di Milano, curatore insieme con Federico Giudice Andrea. Marco Bussagli è storico dell'arte e insegna anatomia artistica all'Accademia delle Belle Arti di Roma. In che cosa consiste, brevemente, Bussagli, l'anatomia artistica, insegnare l'anatomia artistica? L'anatomia artistica è una delle materie più affascinanti che si possano trovare, secondo me, ed è praticamente l'insegnamento da una parte della storia della rappresentazione della figura umana dalla preistoria a oggi, sostanzialmente, perché pur essendo l'uomo sempre lo stesso, per ogni epoca ci si rappresenta in maniera diversa. E dall'altra c'è lo studio strettamente anatomico, tecnico, degli aspetti proporzionali, degli aspetti neologici, osteologici, artrologici e quindi di come sia la nostra struttura, però seguendo la logica della struttura, cioè cercare di capire perché e rappresentarci nel modo più adatto secondo la scelta, o diciamo in maniera imitativa o altrimenti in maniera espressiva e interpretativa. Ed è affascinante, proprio seguendo le parole di Marco Bussagli, il modo della costruzione delle figure attraverso l'insegnamento dell'anatomia artistica. Marco Bussagli, qui per raccontarci questa mostra di Escher, però prima ancora della mostra, lei come ha incontrato il tratto, la figura, lo spirito pittorico e non solo spirito grafico di Escher? Ma è stato un incontro casuale, nel senso che io avevo un'amica americana che ho tuttora, solo che è in America, si chiama Barbara Dalton, fa la pittrice oltre che l'arredatrice, che era ospite a casa mia, era andata a vedere la mostra del 74 fatta a Firenze e mi portò un manifesto che era la riproduzione Profondità. Naturalmente io ero un ragazzino, quindi lo appesi, come molti hanno già fatto per conto loro, nella mia stanzetta qui al mare e cominciai a interessarmi di questo artista. Poi andando avanti negli studi, avendo fatto lo storico dell'arte, ho avuto la fortuna, l'opportunità di scrivere il dossier su Escher, edito da Giunti al dossier. E da lì poi piano piano mi hanno cercato per le mostre, per le cose, e ho incontrato Federico Giudice Andrea, che è una persona straordinariamente attenta, preparata e oltretutto molto simpatica, che è un grandi, sicuramente il più grande collezionista europeo di Escher, e attraverso Artemisia Group ci siamo messi insieme per costruire questa mostra. Questa mostra che, ricordiamo, Palazzo Reale a Milano, con oltre 200 opere per raccontare questa figura di Escher, Cornelis Escher, che è scomparso negli anni 70, nel 1972 se non sbaglio, ed è veramente un percorso che ci porta in una maniera sicuramente originale, come il tratto di Escher, anche da un punto di vista della curiosità, che sempre deve seguirci, no? Noi che non siamo esperti di arte, però l'elemento della curiosità ci porta veramente dentro questo segno. Ma per chi non conoscesse Escher, chi era? Ma Escher, come mi piace dire, è un intellettuale, perché il termine artista è assolutamente inadeguato, nel senso che Escher, attraverso l'uso dell'arte, l'uso del disegno, l'impiego della sua straordinaria capacità artistica, appunto incisore, e sarà sostanzialmente un incisore, non è una figura che si presta a altre tecniche. Le tecniche che lui frequenta sono praticamente tutte quelle dell'incisione, con una predilezione per la xilografia, cioè l'incisione sul legno, e poi per motivi di carattere di studio suoi utilizza l'acquarello e utilizza il disegno. Ma attraverso questo strumento lui indaga il mondo, ma indaga il mondo non è un modo di dire, lui ha portato delle,
delle novità scientifiche allo studio della cristallografia, dal momento che ha scoperto sostanzialmente o comunque chiarito che le strutture dei cristalli si dispongono nello spazio secondo delle leggi che sono molto simili a quelle, anche se sono di più, sono molto simili a quelle che si usano per la tassellazione, e cioè la tassellazione o piastrellazione, che forse è un termine più facile da digerire, perché è come quando piastrelliamo il pavimento del bagno: noi prendiamo una piastrella e senza lasciare nessuno spazio tra una piastrella e l'altra copriamo un piano. E quello è la divisione regolare del piano, cioè dato un piano o una superficie si usa un modulo e si ripete sempre quello in modo da riempirlo. Le figure geometriche adatte a questo scopo non sono moltissime, sono il quadrato, sono l'esagono e sono il triangolo, che naturalmente poi si possono combinare. La novità di Escher è che lui riesce a fare questa cosa attraverso delle figure, cioè si inventa dei personaggi, si inventa delle figure che possono essere delle lucertole, possono essere dei cavalli, possono essere degli ometti, possono essere, e costruisce questi piani che sono appunto assolutamente regolari e straordinari per gli incastri che lui riesce a fare. Per fare questa cosa ci sono 17 leggi geometriche che lui ha studiato con grande attenzione e poi si è accorto che i cristalli si costruiscono allo stesso modo. Ma questo è un aspetto ancora, diciamo così, superficiale della sua arte, perché in realtà Escher quello che vuole comunicarci è il mistero del mondo, il mistero della natura, il fatto che questa cosa straordinaria costruita in maniera geometrica, come diceva Platone, attraverso appunto i triangoli, i cerchi, i quadrati, e a Platone poi si ispira, perché tra l'altro c'è tutto un filone che prende in considerazione i solidi platonici che lui rielabora e riutilizza. È proprio il filo d'Arianna che ci conduce allo stupore, perché lui si stupisce della bellezza del mondo e la restituisce andando sempre a trovare il punto limite della visione. Una delle caratteristiche della mostra di Milano sono, diciamo, quelli che noi chiamiamo dei giochi, cioè si entra dentro e si comprende il mondo di Escher non leggendo pagine o comunque una marea di scritti sul muro, eccetera, ma sperimentando. E allora c'è un gioco molto divertente, fece una incisione che si chiama Galleria di stampe, dove c'è un ragazzino che entra in una galleria appunto di stampe appesa al muro e guarda la prima stampa che rappresenta una galleria dove c'è un ragazzino che, e questa è l'immagine reiterata, in più poi c'è una forma di deformazione dello spazio che lui poi ha studiato e che è stata poi risolta soltanto nel 2003 da matematici e geometri dell'Università di Leida. Quindi lui andava arrivava al limite addirittura degli elementi geometrici. Beh, per capire tutto questo noi non dobbiamo leggere né l'articolo di Leida né altro, ma entriamo come immagine dentro la galleria, quindi siamo proiettati noi stessi, siamo sostituiti al ragazzino e vediamo quello che succede, che è una cosa che assolutamente ci affascina, perché siamo proiettati dentro l'incisione di Escher. E la mostra è un po' impostata tutta così, non è soltanto ha una struttura cronologica di racconto, di tappe che se vuole possiamo ripercorrere. Ma per ognuna di queste c'è un'esperienza, delle forme esperienziali che raccontano, che, no, più che raccontano, ci permettono di capire in prima persona
che cosa voleva fare Escher. Ecco, l'idea dell'esperienza, Marco Bussagli, con questa mostra dedicata a Escher, è veramente un'esperienza che è necessario fare, perché si entra, come diceva poco fa il curatore della mostra Marco Bussagli, si entra proprio all'interno dell'idea creativa di questa figura che Escher ha voluto creare con le sue opere, ed è un'idea molto particolare. Lo so che in radio è molto difficile raccontare un'immagine, ed è ancora più difficile raccontare forse quella di Escher, ma quale opera sceglie Marco Bussagli per raccontare ai nostri ascoltatori? Beh, l'idea che Escher ci comunica è quella di un mondo geometrico stupendo, che però è sempre in evoluzione. Allora, un'evoluzione che segue uno schema. Allora credo che l'opera più bella, poi una delle più famose di Escher, sia Metamorfosi 2. Lui ha realizzato tre tipologie di metamorfosi. La prima è stata una prova, Metamorfosi 1. La seconda è Metamorfosi 2, che diciamo è un po' l'apice, nel senso che è proprio l'elemento completo del quale ora parleremo, e poi fino agli anni 40, per motivi anche di carattere commerciale, inserisce un altro pezzo, Metamorfosi 3, che diventa una delle incisioni più lunghe, perché sono quasi 7 mesi di incisione che siano mai state realizzate. E Metamorfosi 2 è appunto il concetto di metamorfosi, cioè della materia e della forma che cambia, e si inizia proprio dalla parola metamorfose, che è olandese, ma è anche una derivazione evidente dal linguaggio greco-latino. E lui riesce a scrivere metamorfosi facendo in modo che la M e la E abbiano lo stesso carattere. In sostanza, la M è una E girata, o viceversa. In questa maniera le parole metamorfosi, che sono messe una sotto l'altra, si incrociano l'una con l'altra e cominciano a costruire dei quadrati. Questi quadrati diventano poi degli scacchi. Questi scacchi poi a un certo punto si girano, c'è una variante, sembra proprio di vedere Lucrezio, cioè il clinamen, cioè il momento in cui c'è questa variante della realtà che ti porta a un'altra realtà. Allora, girandosi, poi cominciano a diventare delle ranocchie, poi le ranocchie diventano delle lucertole, poi dalle lucertole piano piano si passa a dei pesci, perché poi lui gioca molto sul fondo e sull'immagine. Il fondo poi diventa un'immagine essa stessa. E nei pesci che stanno nell'acqua a un certo punto poi si arriva a utilizzare la pinna del pesce, che poi diventa un uccello, e poi così via via si arriva fino a ricostruire dei cubi che diventano le case di un paesino che si chiama Trani, che Escher amava molto, perché tra l'altro c'era stato un viaggio di nozze con la moglie Jutta Unicker, diciamo che era milanese, che è una cosa che fa piacere, e arriva al Duomo di Atrani, questo Duomo di Atrani bellissimo che si estende sul mare. A questo Duomo aggiunge un ponte con una torre, questa torre diventa la torre degli scacchi, gli scacchi hanno la scacchiera ritorna quadrato, il quadrato ritorna metamorfosi. Questo percorso straordinario che ho saltato, perché si trovano poi le api, si trovano le altre figure che sono sempre di un'assoluta coerenza, cioè la coerenza geometrica è totale, però si passa nel mondo, cioè si passa nella gloria delle forme che si mangiano e si trasformano l'una con l'altra, e che è un po' la storia del nostro cosmo in qualche maniera. Ed è anche forse l'opera in cui troviamo, dove dobbiamo dedicare molto tempo, perché è veramente, come abbiamo compreso anche dalle parole di Marco Bussagli, un'opera molto complessa, no, rispetto alle altre, dove c'è veramente quasi un paradosso della realtà, ma nella realtà è talmente paradossale che è una realtà vera che segue la trasformazione. È un punto di vista intellettuale molto alto quello di Escher con questa metamorfosi. Assolutamente, per questo piace chiamarlo intellettuale e non artista o incisore o xilografo, perché significherebbe coglierne solo l'aspetto, diciamo così, fattivo, che
che è il risultato invece di lezioni estremamente profonde. Anche se uno dei suoi, possiamo dire, maestri per semplicità di definizione, era proprio Piranesi, a cui lui forse si è anche ispirato per i suoi lavori. Sì, ma lui è assolutamente, poi dal punto di vista tecnico, è un maniaco. Lui è allievo di questo artista minore olandese che si chiama Samuel Jesurun de Mesquita, che in ebraica, e che è stato un rappresentante dell'Art Nouveau nei Paesi Bassi, e che gli insegna, che lui considera il suo maestro su tutti i punti di vista, e che gli insegna poi a guardare dentro la storia, cosa che poi approfondirà con il viaggio in Italia, la frequentazione di Venturi all'università, eccetera. E quindi attraverso di lui poi ripesca, diciamo così, i suoi antenati maestri. Appunto Piranesi è senz'altro un punto di riferimento. Tra l'altro era un collezionista di Piranesi, che aveva le stampe di Piranesi nel salotto, e in mostra è esposta un'incisione di Piranesi che ha un paradosso, perché nell'ambito della serie sulle carceri famosissima di Piranesi c'è questa incisione che ci fa vedere appunto l'interno di un carcere così mastodontico, con queste enormi pietre che costruiscono queste architetture angoscianti, e dove a un certo punto c'è un arco, però se noi seguiamo la parete, il montante dell'arco e poi quello che si chiama l'arco solio dell'arco, cioè proprio l'estensione dell'arco, andiamo a vedere che l'altra parete non sta sullo stesso piano della prima. Cioè, per fare un arco non bisogna spiegarlo che i due pilastri devono stare sulla stessa linea, perché sennò l'arco non si regge, e invece l'altra parete sta almeno a 4 rampe di scale di distanza, e quindi è un arco impossibile. E da lì Escher inizia quest'altro percorso straordinario, che è quello delle figure impossibili. Lui inventa, senza saperlo, rispetto a Reutersvard, che inventa pure lui, la famosa tribarra impossibile, cioè quella tribarra che non si può congiungere in realtà, perché le facce poi non si congiungono se non nel disegno, oppure se non in una ricostruzione attraverso la prospettiva. E attraverso questa impostazione poi va a cercare cose otticamente al limite, come il famoso cubo di Necker. Necker era un cristallografo il quale, studiando particolari cristalli, si rese conto che questi cristalli appunto si strutturavano in modo che otticamente non si riusciva bene a capire quale fosse la faccia anteriore o la faccia posteriore del cubo. E allora lui ha costruito questo cubo, che appunto con Necker, che ha questa incertezza di visione, e su questa incertezza di visione Escher ha costruito una delle incisioni più famose, che è Belvedere, dove c'è un ometto che tiene in mano il cubo di Necker, ma l'altana che sta dietro questa grossa costruzione architettonica mantiene la stessa incertezza, perché le colonne non si capisce se stanno avanti o stanno dietro. In mostra ci si può sostituire all'ometto, cioè uno trova la panca, si siede, prende il cubo di Necker, che naturalmente visto da altri punti di vista sembra una specie di scatola schiacciata, invece no, e poi si fotografa, si fa fotografare dal punto di vista giusto, e praticamente ci si sostituisce all'ometto di precisione. Ed è questo un momento anche del fare esperienza rispetto a un'opera d'arte, come in particolare quelle di Escher in mostra al Palazzo Reale a Milano. Ed è una mostra sicuramente che, dal punto di vista, lei poco fa accennava alla prospettiva, ecco, una delle parole che io ho abbandonato vedendo, e non sono un esperto d'arte, tutt'altro, ho abbandonato guardando la mostra, è proprio il senso della prospettiva a cui noi possiamo pensare. Ecco, Escher ci porta veramente in un mondo, possiamo dire, impossibile, dove la creatività è veramente qualche cosa che è nero su bianco, dove il segno lo devi seguire, perché, e qui arriviamo al senso della trasformazione, della ripetizione del modulo sul piano e non solo. Certo, sì.
sì, è proprio questo, si entra in un mondo fantastico nel quale quello che conta è la creatività, ma una creatività estremamente rigorosa, sempre legata a un concetto geometrico, a un concetto di rappresentazione, la logica dell'illogicità, come posso dire. Talmente illogico che altamente matematico. Assolutamente, e mi pare perfetto, mi pare una definizione calzante. Marco Bussagli, noi la ringraziamo del tempo che ci ha dedicato per averci fatto entrare a Palazzo Reale a Milano a vedere dal punto di vista delle sue parole la mostra che lei ha curato insieme con Federico Giudice Andrea al Palazzo Reale, Escher e con tutte le sue opere. Grazie ancora Marco Bussagli e buon lavoro. A voi.